Molti mi chiedono che cosa dobbiamo fare, che cosa possiamo fare. Informarci. Quando uno si informa è molto più difficile prenderlo per il culo. Si dice che ogni verità attraversi tre fasi. La prima è rappresentata dalla negazione, la seconda da una forte opposizione, mentre la terza dalla sua diffusa accettazione come dato di fatto. Guardando questo documentario, ricordatevi che le persone che faranno altrettanto probabilmente rientreranno in una di queste tre categorie. Alcune rifiuteranno di credere che quanto stanno osservando possa essere vero, altre si opporranno violentemente alla diffusione di questo genere di informazioni e faranno il possibile per screditare il messaggero invece di prestare attenzione al messaggio. Poi probabilmente ci saranno altre persone che comodamente sedute in poltrona diranno: non mi sorprende affatto, l'ho sempre saputo. The secret societies and political organizations running the New World Order use various symbols and numbers. Once you learn their secret language, you too will have the all-seeing eye. Yeah. Wonder Master. Ormai mi conoscete. A volte arrivano dei momenti nella vita di tutti noi in cui può essere che ti chiedi: quando il sole non splende, la luce non va, dimmi in cosa credi. Quando la notte scende sulla tua città, dimmi in cosa credi. E quando Dio non ti ascolta, il lavoro non va, dimmi in cosa credi. Quando il sole non splende, la luce non va, dimmi in cosa credi. Quando il sole non splende, sono il solo rimasto. Chi altro potrebbe prendermi soltanto un falso? Senz'altro, pensavi che non potessi farlo, ma sto accelerando come con una Monte Carlo. Il mio fumo mi tiene calmo, il fumo mi tiene in salvo. Ho questi eter a pranzo e non sono mai in ritardo. Non perdo un beat, il flow non è chic, man. Basta col cazzeggio, siamo qui per il nostro film, man. Hai pensato soltanto quante vite si sono sprecate per raccogliere tante bevite, quante partite colera per queste lire, le piante di frontiera e la coca trasferite. I soldi sul mio conto è tutto a posto. Ricordo un po' di anni fa ho spacciato tutto agosto. E se sei brutto e grosso guadagni il tuo posto. Sono Adamo che sta mangiando il frutto rosso. Quando il sole non splende, la luce non va, dimmi in cosa credi. Quando la notte scende sulla tua città, dimmi in cosa credi. E quando Dio non ti ascolta, il lavoro non va, dimmi in cosa credi. Quando il sole non splende, la luce non va, dimmi in cosa credi. Continuano a insistere con questa unica ipotesi, come se avessero i paraocchi. Devono essere stati per forza gli impatti e gli incendi. Il professor Jones insegna fisica da 20 anni all'Università dello Utah e propone un'ipotesi diversa. Esplosivi piazzati in precedenza negli edifici. Particolarmente interessante per Jones il World Trade Center 7, danneggiato e incendiato dai detriti delle torri, ma mai colpito direttamente da un aereo. Non si è piegato su un fianco, come vorrebbe la seconda legge della termodinamica, ma è venuto giù dritto in verticale
E questo è il risultato che ci si aspetta dagli esplosivi posizionati in precedenza nelle demolizioni controllate. Il professor Jones ha detto che tutti i tentativi per cercare di replicare quello che è accaduto agli edifici non hanno mai avuto successo. Collapses. Explosions can be seen bursting from the building 20 to 30 stories below the demolition wave. Here. 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 Yeah.
On the underside of the fuselage, an extra piece of equipment is visible. When questioned about this, Boeing representatives refused to discuss it. This is what the underside of a Boeing 767 should look like. The following footage is taken from the documentary, Why the Towers Fell. Whoa, whoa, whoa. Bring it back. Did you catch that?